Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo del mito dei Beati Paoli. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Di questo argomento c'è ben poco in circolazione online, comunque ci sono pochissime fonti e la maggior parte di quello che vi sto per raccontare è stato preso appunto da Wikipedia o comunque da altri siti di informazione. I Beati Paoli è il nome con cui si identificava una presunta setta segreta nata in Sicilia e formata da individui che si definivano vendicatori, che operavano come giustizieri e talvolta anche come sicari. L'origine della setta è avvolta dal mistero e la sua reale esistenza è stata più volte messa in discussione. Secondo il mito sarebbe nata a Palermo nel XII secolo ed i membri si facevano chiamare originariamente i Vendicosi. L'unica fonte che fa riferimento a tale presunta società segreta consiste in uno scritto ad opera di Francesco Maria Emanuele, marchese di Villa Bianca, mentre Francesco Paolo Castiglione, nel saggio Indagine sui Beati Paoli, giunge alla conclusione che tale società sia realmente esistita. Molti mafiosi usano ancora la leggenda dei Beati Paoli come mito fondativo della stessa mafia. Secondo Francesco Maria Emanuele Marchese di Villa Bianca, già citato, la setta sarebbe stata fondata come reazione allo strapotere e ai soprusi dei nobili che amministravano direttamente anche la giustizia criminale nei loro feudi. Non esiste in realtà una documentazione che convalidi l'esistenza dei Beati Paoli, anche perché i racconti della tradizione popolare erano tramandati oralmente e presumibilmente una tale setta segreta avrebbe evitato di lasciare documenti scritti in merito alla sua stessa esistenza. Sempre secondo il marchese di Villa Bianca, i Beati Paoli sarebbero stati realmente una setta di sicari che si riuniva in gran segreto dopo la mezzanotte al lume delle candele e incappucciati, vestiti di nero, nelle cripte sotterranee del quartiere del Capo per pianificare il loro operato che doveva prima essere approvato da una sorta di tribunale interno alla stessa associazione. I loro committenti facevano parte della classe sociale media e a loro si rivolgevano perché non disponevano di mezzi propri per poter intraprendere le loro vendette o comunque per poter fronteggiare, diciamo, i poteri forti dei nobili, comunque delle classi dominanti. Circa l'origine del nome, si è ipotizzato un collegamento con Francesco da Paola, patrono del regno di Napoli e Sicilia. Gli aderenti alla consorteria potevano circolare vestiti come i suoi minimi, frequentare le chiese e soprattutto, ovviamente, i sotterranei delle chiese. L'ordine dei minimi, ricordiamolo, è un istituto religioso maschile di diritto pontificio fondato appunto da San Francesco da Paola e i frati di quest'ordine mendicante sono detti anche paolotti. Il mito dei Beati Paoli è stato più volte ripreso nelle trame di film, sceneggiati televisivi e romanzi. Ad esempio, nello sceneggiato televisivo trasmesso nel 1975, L'amaro caso della baronessa Di Carini, il regista Daniele Danza prese spunto dalla leggenda dei Beati Paoli per l'intreccio delle vicende che furono da sfondo a quel periodo storico. Anche nel film Fragmentum 3 Echi Mortali, ad opera del regista dottor Dario Sanfilippo, visionabile sul canale YouTube Mystery Channel Show, vi è comunque un riferimento ben chiaro, ben preciso a questi Beati Paoli e quindi a questa società segreta. Ovviamente inserirò il link di quest'ultimo film qui in descrizione sotto questo video. Bene, quindi la leggenda dei Beati Paoli è ancora avvolta nel mistero e probabilmente lo rimarrà per sempre, come molte altre leggende legate a sette segrete, sette esoteriche a vario titolo. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.